Ben ritrovati, oggi parliamo dell'hub vaccinale di Palermo, come funziona, quali sono gli orari, cosa si deve fare, cosa non si deve fare, a che punto sono i contagi e soprattutto le vaccinazioni. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la sigla. Ben ritrovate a Prima Pagina Salute, io do subito il benvenuto a Rosario Iacobucci, referente Hub Vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno, allora noi abbiamo iniziato ovviamente un giro di trasmissioni per cercare di fare il punto su quelle che sono le situazioni all'interno degli hub della nostra regione, ovviamente Palermo è una di quelle più importanti, le file ovviamente continuano, questo vuol dire che c'è tanta gente che si vuole vaccinare, tutto è perfezionabile nella vita, ma tanto il lavoro che state facendo. Sicuramente tutto è sempre perfezionabile, qui cerchiamo di migliorare ogni giorno facendo degli accorgimenti, però per fortuna possiamo ritenerci soddisfatti su due aspetti fondamentali. Innanzitutto in provincia di Palermo c'è una percentuale di vaccinati molto ma molto alta, siamo oltre il 90% e questo è un dato fondamentale e per fortuna gli ospedali non stanno soffrendo come ci si poteva aspettare, anche e soprattutto per questo motivo. E dall'altro lato possiamo dire che l'affluenza ai vaccini anche in questo periodo è ben oltre le aspettative. Lei deve immaginarsi che qui alla Fiera del Mediterraneo siamo tornati a fare adesso circa 3.500 vaccinazioni al giorno, che è un numero molto importante. Nel periodo di massima affluenza, il record che è stato fatto in questo hub vaccinale è di 6.700 vaccini, per esempio. Ecco, ci sono ovviamente persone che oltre le terze dose, seconda dose, hanno iniziato un percorso vaccinale per la prima volta? Assolutamente sì, ogni giorno ci attestiamo intorno alle 200 somministrazioni di prime dosi, è quella sacca di popolazione che non aveva ancora avuto accesso alla vaccinazione per i più disparati motivi. Spesso e volentieri una sorta di paura per cui aveva bisogno del conforto del medico che spiegasse qual è l'importanza e qual è la sicurezza del percorso vaccinale. Dall'altro lato qualcuno che magari ha dovuto vivere l'esperienza di un familiare, di un parente che è andato incontro magari a prognosi infausta col Covid. E quindi si è convinto in quel senso, però riusciamo ad avere sempre circa 200 prime vaccinazioni al giorno qui alla Fiera del Mediterraneo. Che è un dato davvero molto molto importante, anche perché si era letto il numero di positivi anche presenti nel capoluogo, quindi contrastare con la vaccinazione mi sembra un buon segnale. Assolutamente sì, purtroppo la variante Omicron è parecchio contagiosa rispetto alle precedenti varianti, per cui il tasso di positività sta crescendo in maniera enorme. Ecco, quindi ci troviamo incontro di fronte a una serie di positivi, un numero spaventoso mai visto prima, però per fortuna, essendoci la percentuale di cui parlavamo prima, ben oltre il 90%, questo virus sui vaccinati diciamo che rimbalza. Quindi si trova di fronte un sistema immunitario competente e difficilmente riesce ad attecchire e a creare un danno polmonare tale da portare verso il ricovero la terapia intensiva. E questo è confortante perché altrimenti, se non avessimo avuto l'arma del vaccino, probabilmente con i numeri di oggi ci troveremmo in una condizione di decessi, secondo me, troppo sconfortante. Per fortuna non è così ed è grazie, secondo me, dobbiamo dare merito ai cittadini che qui si stanno comportando in maniera molto responsabile, a mio avviso. Ecco, abbiamo letto nei giorni scorsi l'annuncio del presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, che ha anticipato l'apertura fino alle 24 degli hub più importanti della regione, i capoluoghi. Ecco. A Palermo è già attivo? Sì, noi non siamo nuovi a questi tipi di iniziative. Devo dire che alla Fiera del Mediterraneo siamo stati un po' i precursori perché abbiamo avviato tra i primi hub vaccinali in Italia l'orario H24. Qui ci sono stati per un paio di mesi di apertura addirittura notturna, quindi facevamo vaccini alle 4 del mattino, alle 5 del mattino. Adesso, su disposizione del Presidente della regione siciliana Musumeci, abbiamo attivato l'apertura dalle 20 alle 24, dedicandola esclusivamente alla categoria di soggetti di età superiore a 50 anni, sostanzialmente coloro che adesso hanno quella sorta di obbligo vaccinale, per cui gli diamo la possibilità, magari impegnati lavorativamente, non riescono ad accedere durante l'orario normale 8:20, per cui gli diamo questa possibilità di accedere in fascia serale. Ecco, la chiusura di le problematiche di alcuni hub, non i vostri, quelli ospedalieri, come per esempio quello del Civico, vi ha portato ovviamente ulteriori problematiche, ulteriore affluenza. Come avete fronteggiato? Come state fronteggiando?
Sicuramente nei primi giorni c'è stato un attimo di caos. Abbiamo preso le misure e abbiamo deciso di, soprattutto per salvaguardare la salute degli utenti, di interrompere l'open day, diciamo, aperto a tutte le fasce di età, per cui lo dedichiamo a particolari fasce di età che sono la nostra priorità. Per cui il regime di open day è senza prenotazione, qui alla Fiera del Mediterraneo entrano i soggetti di età superiore agli 80 anni, i bambini dai 5 agli 11, che sono sostanzialmente quelli che ancora sono senza nemmeno una dose di vaccino, per cui sono quelli che dobbiamo rincorrere per immunizzare quanto prima. E poi in questo momento, approfittando del slittamento dell'apertura delle scuole, abbiamo dato la possibilità agli studenti, quindi quelli dai 12 ai 18 anni, di accedere anche senza prenotazione ed avere un corridoio dedicato. E la sera, come dicevo poco fa, abbiamo dato nella fascia 20-24 la possibilità ai soggetti di età superiore a 50 anni di accedere anche senza prenotazione. Approfitto della sua presenza qui in trasmissione per cercare di dare anche delle spiegazioni su come si può accedere a tutto questo. Abbiamo detto che gli ottantenni, abbiamo detto gli over 50, abbiamo detto i bambini della fascia dalle 5 alle 11, abbiamo detto gli studenti. Ecco, allora, siccome c'è un po' di caos e di confusione tra nuovi decreti, vecchi decreti, come si accede, come ci si prenota, cosa fare, cosa non fare, per non parlare poi insomma della la problematica tamponi, ma quella è un'altra cosa che adesso poi parleremo dopo, ecco, possiamo spiegare per favore in maniera semplice e chiara a tutti coloro che ci stanno seguendo, essendo noi una trasmissione regionale, cosa fare per poter venire a fare la vaccinazione da voi? Allora, per venire a fare la vaccinazione da noi esistono due possibilità. Un sito istituzionale regionale è siciliacoronavirus.it e da lì si può prenotare il vaccino, oltre che nel nostro hub, in tutti gli hub presenti sul territorio dell'area metropolitana di Palermo, così come in tutto il resto della Sicilia. Poi qui alla Fiera del Mediterraneo, essendo uno degli hub più grandi ed avendo un'affluenza notevole, abbiamo instaurato un altro portale che si chiama Portale Fiera. Basta scrivere su Google Portale Fiera o il sito per esteso è fiera.asppalermo.org e da lì c'è la possibilità di prenotare il vaccino. Tutte le categorie che abbiamo poco fa ricordato possono accedere anche senza prenotazione. È chiaro che ci sono due motivi per cui noi consigliamo la prenotazione. Uno, perché i prenotati vengono chiamati sempre in priorità rispetto ai non prenotati, per cui viene garantita la fascia oraria, quindi un ordine di afflusso, un evitare il rischio di assembramenti. E due, perché grazie al nostro portale Fiera l'utente potrà stampare i moduli già compilati, quindi magari cercando di evitare anche quella rogna di doverli compilare qui in sede, evitando errori. Quindi lo può fare comodamente da casa col suo smartphone o col suo computer, si registra su fiera.askpalermo.org e sono presenti tutte le date disponibili con varie fasce orarie e da lì può tranquillamente prenotarsi per venire qui in fiera. Ecco, un'altra cosa che spesso ci dicono è che abbiamo un orario di prenotazione, però arriviamo là e aspettiamo ore e ore. Questo poi purtroppo un po' destabilizza. Immagino che ci siano ovviamente poi insomma dei fattori collaterali che non sempre permettono insomma di la precisione zen del rispetto dell'orario di prenotazione. Questo credo che sia importante dirlo, perché così evitiamo poi magari ulteriori polemiche. No, ma assolutamente d'accordo, è inutile nascondersi, è chiaro che non possa essere preciso al secondo, ci sono troppe variabili. Innanzitutto ce n'è una che dipende dall'utenza ed una che dipende dagli operatori sanitari. Quella che dipende dall'utenza è che spesso purtroppo non viene rispettato l'orario di prenotazione, per cui se sono prenotato alle 16 e sono qui alle 10 del mattino, è chiaro che troverò delle persone davanti a me che erano prenotate in quell'orario. Quello che può dipendere dall'operatore sanitario è che si tratta di un'anamnesi, per cui l'anamnesi è la raccolta dei dati clinici di un paziente. Talvolta è semplice, per esempio, per un paziente di 30 anni in buona salute raccogliere l'anamnesi. Alle volte ci si trova davanti dei soggetti fragili, per cui la raccolta anamnestica dura più dei 15-10 minuti canonici, si protrae e questo ovviamente può portare a un rallentamento. Io devo dire che noi abbiamo un sistema di regia, un sistema elimina code che mi fa vedere in questo momento in diretta e anche nei giorni scorsi la massima attesa qui è stata di circa 1 ora e 10 al massimo. Quindi io credo che possa essere compatibile con un percorso vaccinale, piuttosto che in altre attività probabilmente si aspetta anche di più, non lo so, non faccio qualche esempio, però dico, secondo me è un'attesa abbastanza compatibile con quello che si sta andando a fare per tutto quello che ci siamo appena detti.
E per quanto riguarda i canali, cioè i corridoi che differenziano ovviamente l'utenza, abbiamo parlato per esempio dei bambini, dagli anziani, ecco, ci sono dei canali diversi in cui voi agite? Sì, noi abbiamo al padiglione 20, che è quello diciamo per gli adulti, per capirci, abbiamo 5 corridoi, di cui 2 sono riservati ai 2/3 ai soggetti prenotati, a cui diamo chiaramente priorità perché hanno fatto la loro prenotazione e meritano di avere la loro priorità. Poi ce n'è 1/2 riservato ai soggetti non prenotati ed 1 in questo momento riservato agli studenti che entrano nel regime di Open Day. Per i bambini dai 5 agli 11 anni è completamente diverso il percorso perché per loro abbiamo creato un padiglione ad hoc, esclusivamente un hub pediatrico che abbiamo tra l'altro arredato in modo più confortevole possibile per i bambini e quindi troveranno all'interno dei giochi, degli educatori e degli assistenti sociali che li accoglieranno e li metteranno a loro agio. Per dirle per esempio un aneddoto, l'altro ieri io ho visto una bambina che usciva col papà dopo il vaccino e c'era la bambina che diceva papà per favore possiamo tornare anche domani. Gli abbiamo detto no, non torni domani a fare il vaccino, però eravamo felici che si sia trovata a suo agio. Per cui i percorsi sono totalmente separati per i bambini e per gli adulti, e nel contesto degli adulti ci sono percorsi separati per chi è prenotato e per chi è in regime di Open Day. E com'è la risposta per quanto riguarda i bambini? Ecco, le famiglie stanno cominciando a convincersi oppure ci sono sempre i timori che c'erano prima e alcune restano? Guardi, io devo dire la verità, la mia esperienza personale qui mi ha molto sorpreso da questo punto di vista perché io non mi aspettavo un afflusso tale. Qui ormai ci siamo settati tra gli 800 e i 1000 vaccini solamente nella fascia pediatrica, che è un numero eccezionale perché sono tantissimi. Poi su base regionale è vero che probabilmente siamo un po' più indietro rispetto ad altre regioni, però secondo me i genitori stanno cominciando a comprendere quanto sia importante accedere alla vaccinazione. Anche per i loro bimbi, probabilmente avevano un po' di timore e volevano attendere che fossero somministrati una certa quota di vaccini per capire se fosse tutto ok. Dobbiamo tranquillizzarli dicendo che nel resto del mondo, per esempio negli Stati Uniti, per fare un esempio, ne sono state somministrate milioni di dosi a questa fascia di età, senza particolari problemi, anzi direi del tutto senza problemi proprio per i bambini che sono già abituati a fare un certo numero di vaccini. Forse la fascia un po' più grande, quella degli adolescenti studenti, quello forse è lo zoccolo duro, no? Da in qualche maniera convincere. Ma io direi che secondo me lo zoccolo duro è quello tra i 40 e i 55 anni di età, è lì che abbiamo un po' di maggiore sofferenza, mentre per esempio negli adolescenti e negli studenti hanno una gran voglia di tornare a viaggiare, a vivere le proprie vite naturalmente, allora accedono. Io mi ricordo quando abbiamo fatto l'Open Day per i maturandi, no? E da loro veniva concesso il vaccino Johnson. Qualcuno degli adulti poteva avere perplessità, io invece vedevo i ragazzi che arrivavano qui e mi dicevano fateci qualsiasi cosa, basta che possiamo tornare alle nostre vite. Per cui lo zoccolo duro, secondo me, è tra i 40 e i 55 anni di età. Speriamo di riuscire a raggiungere anche loro. Concordo, anche mio figlio si è fatto Johnson e mi disse: mamma, fatemelo fare, nonostante c'erano tutte quelle cose, purché finalmente possiamo uscire e avere Esatto, meno qualsiasi problemi. cosa. Qualsiasi cosa. Veniamo invece al secondo problema, che purtroppo in questo momento è la variante Omicron, e quindi l'aumento dei positivi sta necessariamente causando quello dei tamponi, perché adesso c'è la corsa al tampone, no? Insomma, tutti quanti. Quello è un po', là si registrano inevitabilmente delle file, delle lunghe code, e quindi là c'è un po' di problema, no? Diciamo che lì è inevitabile, nel senso che non c'è un sistema a numero chiuso per l'esecuzione dei tamponi alla Fiera del Mediterraneo, perché noi diamo la possibilità a tutti di accedere a questo servizio gratuitamente e qui lo si fa da oltre un anno e mezzo. Lei si immagini che alla Fiera del Mediterraneo sono stati effettuati 800.000 tamponi gratuiti alla popolazione, cioè è un numero gigante praticamente, quanto tutta la città di Palermo. Per cui lì è chiaro che se aumenta il numero di richieste, aumenta l'attesa. Noi abbiamo cercato più volte di spiegare all'utenza in diverse dichiarazioni, lo ha fatto il commissario per l'emergenza, il dottore Costa, che è importante il timing del tampone. Se io ho avuto un contatto oggi, è perfettamente inutile che io vada a fare un tampone domani, specialmente se sono in assenza di sintomi. Devo far trascorrere un tempo utile, che è il tempo di incubazione verosimile del virus, che va dai 4 ai 7 giorni, e poi sottopormi a un tampone rapido. Se io vengo il giorno successivo, sto sostanzialmente togliendo un posto a un altro cittadino che verosimilmente ne ha bisogno perché è arrivato a scadenza o perché ha della sintomatologia. Nonostante ciò, devo dire che riusciamo a portare a casa
i nostri 1500 tamponi giornalieri come screening alla popolazione generale, a cui si aggiungono ulteriori 3.000 quasi tamponi a quelli che sono i soggetti convocati al termine dell'isolamento, per cui qui si effettuano quasi 5.000 tamponi al giorno. Un po' di attesa, diciamo che è comprensibile. Io mi auguro anche che, anzi, che venga compresa dalla cittadinanza. Ecco, questo è molto importante. Ci sono innanzitutto ha detto una cosa molto interessante che mi piace ricordare. Inutile farvi il tampone se avete scoperto che la persona che avete visto ieri è positiva, perché è un tampone sprecato che non dà un esito assolutamente veritiero, in quanto, come ha detto appunto anche Rosario Iacobucci, ci vogliono, ma questo lo dicono tutti quanti, tutti i medici, tutti i virologi, ci vogliono dai 4 a 7 giorni per capire se avete contratto il virus. Quindi se la persona positiva l'avete vista il giorno prima, è inutile che spaventati andate tutti alla costa a farvi il tampone. Poi c'è la questione anche dei tamponi di fine isolamento. So che anche qui, insomma, ci sono state facendo, i vari commissari stanno facendo anche una sorta, insomma, di accordo tra medici di base, ASP, si sta cercando di potenziare anche, voglio dire, quelli che sono i drive-in per fine isolamento. Spieghiamo anche qui come funziona, perché, voglio dire, molti vengono in maniera autonoma, no? Decidono questo che non è possibile. Ecco. Siccome c'è un po' di confusione e le nostre trasmissioni tendono a dover a cercare di aiutare chi ci segue, vogliamo spiegare come funziona, Iacobucci, il tampone di fine isolamento, per favore? Ah, ma certo, dottoressa, anzi, colgo l'occasione. Noi dobbiamo mettere in chiaro una serie di cose. Dal 27 dicembre ad oggi qui abbiamo una media di segnalazioni giornaliere pari a 5.000 segnalazioni al giorno. Ciò vuol dire che noi avremmo dovuto raggiungere al domicilio 5.000 persone al giorno. È una cosa che non ha assolutamente possibilità di esistere. Motivo per cui ci siamo subito organizzati, abbiamo detto ok, noi prenderemo i sintomatici moderati e severi e da loro andremo al domicilio per evitarne l'ospedalizzazione, e di questi ci prenderemo cura. Degli altri dovevamo trovare una soluzione alternativa e questo abbiamo fatto. Tutte le persone che sono state segnalate dal medico di medicina generale come positivi, ma in assenza di sintomo, con sintomatologia veramente lieve, per capirci una rinorrea, una mancanza di gusto e olfatto, sintomi veramente lievi, o i contatti stretti, noi li stiamo convocando automaticamente, tramite un sistema informatico generato e creato dai nostri ingegneri informatici qui in forza alla struttura commissariale, li stiamo convocando esattamente al tempo corretto per cui potranno eseguire un tampone e ad avere un fine isolamento successivamente. Quindi non stiamo facendo attendere nessuno a casa. Però è chiaro che si tratta di una mole di persone importantissima, per cui noi abbiamo da recuperare circa dalle 14 alle 16.000 segnalazioni e le stiamo spalmando nei giorni corretti, al settimo o al decimo giorno, a seconda dello stato vaccinale, e saranno convocati al drive-in della Fiera del Mediterraneo tramite mail del medico USCA, ma possono accedere nell'orario pomeridiano esclusivamente questi utenti, perché sono quelli che sono stati convocati dall'autorità sanitaria e che quindi hanno il permesso di infrangere l'isolamento perché hanno una convocazione della struttura commissariale. Accedono qui, fanno il tampone e hanno il referto. Se negativo, e ripeto, non hanno aspettato più del dovuto, riceveranno il provvedimento di fine isolamento. Se positivo, riceveranno una nuova convocazione per effettuare il tampone a 7 giorni di distanza. Oh, finalmente abbiamo dato una spiegazione molto interessante e utile. Poi ci sono quelli che ovviamente non vogliono passare tramite l'USCA e l'ASP, si fanno il tampone, si prenotano il tampone a casa e mandano l'esito del tampone in maniera autonoma. Ma questo è un altro discorso che poi affronteremo con i referenti dell'ASP, perché questa è un'altra problematica. Però se non si vuole pagare il tampone, giustamente si vuole fare tutto l'iter legato al tampone gratuito, il dottore Iacobucci ha detto qualcosa molto utile che vi prego di segnare e memorizzare nella vostra mente. Comprendiamo tutti che ci sono giorni di attesa. Io ho tanti amici che mi dicono: ma ho aspettato una settimana, 10 giorni, non mi chiama nessuno, non mi chiama nessuno dall'USCA, cosa bisogna fare? Come ha detto dottor Iacobucci, no, ma io comprendo tutto, dottoressa, però è giusto proprio quello che ha detto lei. Se io ho aspettato 4 giorni, devo attendere il completamento del mio isolamento, che minimo è di 7 giorni, se ho 3 dosi di vaccino,
o se ne ho due da più di 120 giorni, l'isolamento è di 10 giorni. Io vi posso garantire che chiunque sia stato segnalato dal medico di medicina generale entro quel periodo, specialmente il giorno prima della scadenza di quel periodo, riceverà una mail e sarà convocato da noi. Questo è una certezza, perché i nostri sistemi informatici hanno intercettato tutti quelli che sono a casa, per cui non sarà abbandonato, tra virgolette, nessuno, glielo posso assicurare. Ecco, purtroppo non tutte le città sono così, quindi alcuni hanno aspettato più del dovuto, nonostante avessero superato i 7 giorni, chi i 10, e quindi c'è un po' più di tentennamento. Mi fa molto piacere che su Palermo i sistemi stiano funzionando, è ovvio che ci vogliono dei giorni, i giorni di isolamento comunque sono quelli, non potete pretendere di uscire prima, quindi 7 giorni per chi ha le 3 dosi, 10 giorni per chi non le ha. Il dottor Iacobucci sta dicendo che dovete riceverete un'email in cui vi si dice il giorno in cui poter andare al lab per il tampone di fine isolamento, giusto? Esattamente, riceveranno una mail in cui gli si dirà il giorno e l'orario, ed è una mail nominativa, quindi personalizzata, in cui loro potranno venire qui, gli si dà un link di registrazione, arrivano al lab nell'orario, di solito le operazioni di drive-in del pomeriggio per ogni utente l'attesa è di circa un'oretta in totale, quindi loro in macchina entrano, in un'oretta escono fuori, hanno l'esito del tampone sul cellulare, in caso di esito negativo lo trasmettono al medico di medicina generale o al dipartimento di prevenzione e hanno finito il loro percorso. Nel caso in cui siano positivi, così come già ben descritto nella mail che ricevono, tornano al proprio domicilio e attendono la nuova convocazione. Ecco, siccome purtroppo ovviamente siamo umani e tutto è perfezionabile, come vi ho detto all'inizio, certe volte lei in questo credo che mi potrà confermare, da quando finiscono i 7 giorni, mettiamo per un vaccinato con 3 dosi, poi si riceve l'email, non sempre il tampone è nei giorni successivi, quindi passa qualche certo, altro qualche, giorno. Qualche ritardo ci può essere. Ma guardi, le faccio un esempio molto pratico. Per esempio, nella giornata di 2 giorni fa c'è stato un allerta meteo per cui non abbiamo potuto eseguire il drive-in. Questo è un inconveniente tecnico che slitta tutto di un giorno, per cui avranno un ritardo di un giorno loro. Cercheremo di recuperare, perché poi noi non facciamo automaticamente che quel ritardo di un giorno venga trasferito su tutti. Noi cerchiamo di rinforzare tramite le nostre risorse umane, quindi mettiamo più medici a disposizione e cercheremo di recuperare nel giorno successivo tutti. È chiaro che qualche inconveniente tecnico possa esserci, però voi immaginatevi il numero di positivi e quello che sta succedendo, io credo che sia abbastanza normale. Nel momento in cui il drive-in, possiamo, questo mi sembra, le chiedo per favore di ripeterlo perché magari chi si fosse sintonizzato solo adesso, nel momento in cui si fa il tampone di fine isolamento nel drive-in, solo dopo che si viene ovviamente si riceve l'email da parte dell'USCA, è negativo, poi il soggetto che deve fare? Allora, il soggetto deve trasmetterlo al dipartimento di prevenzione competente, di cui trova praticamente la mail ovunque ormai, o al medico di medicina generale, e il decreto legge del 30 dicembre 2021 ci dice a chiare lettere che dopo la trasmissione del tampone negativo il provvedimento decade, il provvedimento di isolamento decade dopo trasmissione dell'esito negativo all'autorità competente. Poi è chiaro che se il soggetto trasmette un tampone positivo e quindi non dovrebbe decadere il suo provvedimento, non deve uscire da casa e prosegue l'isolamento. Ok, quindi se il soggetto che ha un tampone negativo lo invia ovviamente al medico di base, è già così, è a posto? Sì, il medico di base restituirà in automatico e molto rapidamente un certificato di fine isolamento al soggetto che gli permetterà di stare in giro. Ma già i sistemi sono automatizzati, per cui chiunque, anche le forze dell'ordine, possono fare un rapido controllo e risulterà la negatività del soggetto. Ecco, allora, noi ovviamente, se lei dovesse dire qualcosa che state lavorando per migliorare, che cosa direbbe, insomma? Stiamo lavorando per prenderci cura ancora di più di quei pazienti che hanno dei sintomi moderati gravi, perché il ruolo della medicina territoriale in questo momento è fondamentale. Dobbiamo attuare quanto più possibile una sanità di prossimità per non gravare sulle strutture ospedaliere, che devono assolutamente tornare ad assolvere ai compiti per cui esistono, cioè tutte le altre patologie, lo scompenso cardiaco, la reacutizzazione della broncopolmonite cronico ostruttiva, per cui noi sul territorio adesso stiamo facendo un grande sforzo per riuscire a intercettare
quelli che sono i pazienti che hanno necessità delle cure domiciliari affinché non finiscano in questo calderone di positivi asintomatici. A noi interessano quelli che hanno i sintomi e stiamo facendo di tutto per poterli intercettare, per cui siamo al lavoro per un nuovo sistema di segnalazione di questi tipi di pazienti in sinergia con i medici di medicina generale, che comunque sono il primo filtro sul territorio, e cercheremo di riuscirci nei prossimi giorni. Ecco, questo concordo perfettamente, anzi invito tutti i medici di medicina generale ad aderire più possibile alla campagna di vaccinazione. So che anche voi siete oberatissimi di lavoro, nulla ovviamente toglie alla vostra cosa, però certamente suddividere la vaccinazione territorialmente anche in più medici di base riesce anche ad alleggerire sia gli hub che le strutture ospedaliere. E poi ognuno di voi conosce anche i vostri pazienti, chi meglio di voi sa, voglio dire, le problematiche e può avere anche un rapporto col paziente ancora più intimo. Detto questo, è una struttura che va rafforzata in tutte le sue ramificazioni, perché solo se si lavora in rete si riesce ad avere un risultato migliore. Infine, cosa si sente di dire a tutti i nostri telespettatori? Ah, io mi sento di dire che non c'è una forte preoccupazione. Secondo me il virus sta facendo il suo percorso, almeno mi auguro che vada così, la mia lettura è questa, sta facendo il percorso che fanno tanti altri virus, ovvero se lui deve sopravvivere con l'ospite, non deve ucciderlo, altrimenti muore anche lui. Io credo che il virus stia facendo questo tipo di percorso, aiutato dalla campagna vaccinale, per cui se si dovesse confermare, se dovessero confermare i dati sulla variante Omicron a livello mondiale, e cioè che ha una letalità certamente molto più bassa di Delta e Delta Plus, vorrà dire che siamo sulla via corretta per l'immunità di gregge e per rendere questa un'endemia. Guardi, io la ringrazio moltissimo per la sua partecipazione, per la sua chiarezza. Davvero ringraziamo Rosario Iacobucci, che è referente Hub Vaccino alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Grazie di essere stato con noi. Grazie a lei, dottoressa, grazie a lei. Complimenti anche al commissario Costa, che ho avuto più volte di intervistare, per l'ottimo lavoro che state facendo nel nostro capoluogo siciliano, che ha tante problematiche e tanti positivi e si sta fronteggiando nel miglior modo possibile. Quindi buon lavoro. Grazie ancora, buon lavoro a voi. E grazie di aver seguito ancora una volta il nostro Prima Pagina Salute.